Buongiorno cari amici di quotidiano.net, siamo al telefono con Xavier Jacobelli, a cui chiediamo un commento sulla giornata di campionato appena conclusasi. Buongiorno Xavier. Buongiorno Michele, buongiorno ai nostri amici navigatori. È un campionato sempre più avvincente ed equilibrato, devastato ovviamente dalle polemiche arbitrali di cui abbiamo parlato a parte anche su quotidiano.net, ma oggi in questa sede commentiamo l'andamento tecnico del torneo che vede il Milan ancora capolista con un punto di vantaggio sulla Juventus che però ha la partita con il Bologna da recuperare e poi questa bagarre per il terzo posto con Udinese e Lazio che rispondono colpo su colpo ai successi dell'una e dell'altra e il Napoli che prepotentemente sta tornando ovviamente in primo piano grazie anche alla sconfitta che ha inflitto all'Inter ieri sera, la quinta consecutiva nell'era di Ranieri, davvero un disastro per i nerazzurri, tant'è vero che la panchina del tecnico romano è sempre più traballante. Detto questo, c'è anche la crisi della Roma, che è stata travolta da una formidabile Atalanta a Bergamo, ma una Roma che si è fatta del male da sola, perché escludere De Rossi perché è arrivato in ritardo alla riunione tecnica mi sembra un esercizio di autolesionismo. Le regole vanno benissimo, devono essere osservate, ma devono essere applicate anche con buon senso. Credo che una multa, peraltro anche piuttosto pesante, sarebbe servita nella circostanza, altro che escludere il giocatore più rappresentativo, perché poi Luis Enrique si è reso conto immediatamente sul campo della cantonata presa e di quanto De Rossi incida sull'andamento di una Roma che si prepara al derby, e dall'altra parte c'è la Lazio che ha battuto la Fiorentina, ma che ancora sta assorbendo i contraccolpi delle incredibili 4 giornate che aveva vissuto prima della gara con i Viola, con le dimissioni di Reja respinte dalla società, i colloqui di Lotito con Zola, con Casiraghi che potrebbe fare il secondo di Zola, con De Canio, e ieri sera Reja che ha detto che rimane alla guida della Lazio. Una situazione da seguire con grande attenzione, però certamente la Lazio sta meglio della Roma oggi. Ecco, Xavier, guardiamo anche in coda. Ieri Lecce e Siena hanno vinto e vinto bene. E la lotta, la sfida per non retrocedere, secondo te, chi può coinvolgere? Guarda, in questo momento sulla carta, a 13 giornate dalla fine, ma ci sono ovviamente ancora dei recuperi che interessano alcune squadre che si battono per rimanere in Serie A, Novara e Cesena sembrano essere spacciate, ma così non è, perché fino all'ultima giornata bisognerà fare i conti anche con loro. È indubitabile che il Lecce, da quando è arrivato Cosmi, abbia cambiato pelle, così come il Siena è stato molto bravo a rimettersi subito in carreggiata, travolgendo il Palermo che era una delle squadre più in forma, fino a quando non è sceso in campo al Franchi. È una lotta apertissima in questa zona magmatica della classifica, è stata risucchiata anche la Fiorentina, che ha incassato la terza sconfitta consecutiva e che sembra preda di una crisi senza sbocchi. Ecco, gli allenatori che decidono nel bene e nel male, vedi panchine a rischio? Vedi panchine a rischio adesso? A parte quella Stiamo di Ranieri, seguendo. chiaramente. Certo, quotidiano.net sta seguendo ora per ora l'evoluzione della situazione di Ranieri, che in questo momento è fortemente pericolante, anche perché Moratti è fuori dalla grazia di Dio dopo l'ennesima sconfitta incassata dall'Inter, che mai aveva subito 11 insuccessi nell'arco di 25 partite di campionato, almeno nella storia recente dell'Inter di Moratti. Quindi è chiaro che bisogna tenere sotto osservazione la posizione di Ranieri. Grazie Xavier e alla prossima puntata. Grazie a voi, buon pomeriggio.